Ciao a tutti, oggi prepareremo i panini di cena. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina 00, farina manitoba, strutto, burro, zucchero, vanillina, miele, acqua, un tuorlo, sale, lievito, noce moscata, cannella, essenza di chiodi di garofano, sesamo e un uovo per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Poi lo zucchero. La vanillina. Sbriciliamo il lievito di birra. Lo e il miele. Azioniamo il bimby per 2 minuti. Trentasette gradi, velocità 4. Adesso aggiungiamo lo strutto. Il burro. Essenza di chiodi di garofano, la noce moscata e la cannella. Azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 4. A questo punto aggiungiamo le farine, aggiungiamo il tuorlo e il sale e azioniamo il bimby per 1 minuto. A velocità 4. A questo punto azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto. Trasferiamolo in una ciotola. Ricopriamola con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare per 2 ore in un luogo caldo e asciutto. Trascorse le 2 ore, l'impasto è lievitato, adesso inizieremo a formare i panini. Prendiamo una parte dell'impasto. Lo andiamo a lavorare. Dopodiché li andremo a posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Una volta formati i panini, mettiamoli in forno spento e lasciamoli lievitare per un'altra ora. Trascorsa un'ora, usciamo dal forno e prendiamo un rosso d'uovo, lo mescoliamo assieme a un po' di latte e li andiamo a spennellare.
Dopo averlo spennellato, completiamo con i semi di sesamo. E proseguiamo così per tutti gli altri panini. Inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. I panini di cena sono cotti, trasferiamoli in un cestino per il pane. Panini di cena. Grazie e alla prossima ricetta.